canale YouTube di Luigi Gaudio. Feudi e vassalli, signori e vassalli, quindi, sono un po' al vertice della piramide sociale in questo periodo. Cioè, come ha spiegato anche il vostro compagno, verso la fine dell'ottavo secolo, dopo Cristo, e quindi appunto all'inizio del nono, quindi nel periodo proprio della formazione dell'impero carolingio, si stabilisce questa organizzazione sociale che è fondata su una serie di rapporti interpersonali. Il tutto un po' deriva dalla storia dei Franchi, quindi dei Germani. Cioè i Germani già nel corso della loro storia, anche i Germani che avevano conosciuto i Latini, quindi per esempio Tacito, eccetera, spesso instauravano fra di loro dei rapporti interpersonali di fedeltà. Ecco. Ora, praticamente Carlo Magno decide che questo genere di rapporti deve essere un po' alla base di quella che è la società che lui adesso va fondando, e anche lo stesso impero, no? Si fonda su questi rapporti interpersonali. In sostanza c'era un dominus, un signore, e lui era il dominus per eccellenza. Lui era il re, poi diventa appunto nell'Ottocento imperatore, e quindi che cosa fa questo dominus? Instaura, dicevamo, un rapporto particolare con un suo, viene chiamato vasso, quindi vassallo, noi lo chiamiamo anche, no? Ecco, che tipo di rapporto è? Viene definito in questo modo, un rapporto di mundio, cioè il mundio è l'istituto giuridico tipico del diritto longobardo, diffuso anche all'interno dell'impero carolingio. Era il potere di protezione del capofamiglia, detto munduardo, sugli altri membri del gruppo familiare, anche sulle donne, insomma. Quindi c'è un rapporto di protezione. Il dominus, il signore, protegge il vasso, il vassallo. E questo è alla base, diciamo, del feudalesimo. Da parte sua, il vasso, il vassallo, deve mostrare il suo omaggio nei confronti del suo dominus, del suo padrone. La parola omaggio deriva proprio dal latino homo, uomo, no? Hominium sarebbe proprio etimologicamente l'omaggio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una persona libera, comunque, si pone sotto il potere di un altro uomo libero più potente di lui, ha l'obbligo di rispettarlo e di consigliarlo per tutta quanta la vita. In cambio dicevamo che riceve il mundio, cioè appunto la protezione. Ecco, si crea, dicevamo, tutta una serie di rapporti fra i due e anche di poteri, cioè il dominus ha dei poteri. Cosa fa poi questo dominus? Deferisce, cioè assegna questi poteri al vasso, al vassallo. Il potere di banno, ad esempio, banno etimologicamente voleva dire divieto, ecco. Quindi questo potere di vietare veniva assegnato poi a questi vassi, questi vassalli. Da banno, divieto, deriva il bando. Il bando, quindi un tipo di divieto, era sicuramente il divieto di rientrare in città una volta che uno era stato condannato. E quindi da banno deriva bando, che era praticamente l'esilio di una persona, e anche deriva la parola bandito. Un bandito era uno che doveva starsene lontano dalla città, perché se avesse messo nuovamente piede all'interno del territorio, del perimetro della città, sarebbe stato giustiziato il più delle volte, condannato a morte, in esilio, bannato, bandito, ecco, perché non poteva rientrare. Un altro tipo di banno era l'eribanno, cioè il potere di convocare l'esercito, siccome era necessario certe volte perché c'erano delle invasioni o degli attacchi da parte di stranieri, o di popolazioni straniere, insomma,
Ecco che il Signore, il Dominus, aveva il potere di convocare attraverso l'eribanno. Abbiamo iniziato a dire alcune cose sul feudalesimo. La prossima volta, cioè mercoledì, ne diremo altri video didattici su